Ciao ragazzi, buonasera. Nell'oscurità di un futuro passato, il mago desidera vedere. Non esiste che un'opportunità fra questo mondo e l'altro. Fuoco, cammina con me. Benvenuti alla puntata speciale scelta da voi sulla serie delle serie, Twin Peaks. Buonasera Alessandro, sempre con me. Grazie mille di essere Buonasera, con ciao. noi. Ciao Teo, grazie a voi, grazie a tutti. Ho usato questa Oggi. citazione di una dei personaggi più intrisi di sovrannaturale all'interno della serie, che è uno, insomma, dei due spiriti incarnati che ci portano lungo le dorsali di questa incredibile serie per introdurre, insomma, qualcosa che è un'eccezionalità nella storia del cinema, che è stata scelta dai nostri amici battendo, tra l'altro, insomma, dei Dei pensieri contendenti all'UAP. importanti. Esatto, battendo Anna Magnani, battendo Jim Carrey, che avevamo inserito in maniera quasi un po' provocatoria, ma che in realtà si è piazzato al secondo posto, e battendo anche il principe Antonio De Curtis. Poi vedremo, insomma, nel futuro come gestire questi personaggi. Twin Peaks, ragazzi, è una serie che è andata in onda originariamente dall'8 aprile del 1990 al 10 giugno del 1991, che è stata praticamente il fiore all'occhiello del canale televisivo ABC americano, che voleva in qualche maniera andare a rilanciare un posizionamento della classica soap, dandolo in mano a due pezzi da 90 del cinema e della sceneggiatura, rispettivamente David Lynch e Mark Frost, tirandoci fuori qualcosa sostanzialmente di unico che è rimasto da spartiacque in termini di contenuti, dal punto di vista stilistico. E anche fondamentalmente unico nell'andare a inserire un dualismo di sovrapposizioni, di concetti, di personaggi, di tempistica, veramente, veramente unico. Io volevo partire con due parole su quest'uomo qua, che è un uomo che fondamentalmente ha cambiato e ancora sta cambiando la cinematografia in generale, considerando che viene sostanzialmente Twin Peaks viene un po' considerata una sorta di inserimento di Velluto Blu, uno dei film più celebri del maestro David Lynch, all'interno di un ambiente a metà fra l'industriale e il campagnolo, fra le foreste, con tutti questi generi messi assieme. Ti chiamo a dirci due parole su David Lynch, perché penso che tu sia la persona più indicata, insomma, Alessandro, per dire due parole introduttive su David Lynch, e poi partiamo, insomma, sprombattuto con Twin Peaks. Che dici? Sì, ma io dico, sono indicate tutte le persone che adorano questo regista perché comunque ha creato qualcosa che veramente ha pochi uguali come immaginario, intendo, nel cinema, non solo americano, proprio nel cinema mondiale, perché lui già quando ha esordito con Eraserhead ha rotto ogni regola. Eraserhead non ha una trama. Alla fine, cioè ce l'ha, ma non è quello che interessa al solito a David Lynch. Così come non gli interessa la trama, secondo me, fino a un certo punto gli interessa anche Twin Peaks, voglio dire, il punto, ed è quello che poi l'ha diviso dalla produzione. Non è tanto chi ha ucciso Laura Palmer, questa famigerata domanda, ma come ci si arriva, quali segreti nascondono tutti i personaggi in una deriva sub. Anche che si rifà ai peccatori di Peyton, insomma, perché poi comunque David Lynch non viene da nulla, viene da una cultura prima di lui che era fatta pure di questi serial familiari dove c'erano amanti, storie d'amore, intrecci d'ogni tipo, dove questo si innamorava di quello, ma lo tradiva con quell'altro, e questa cosa c'è indubbiamente in Twin Peaks.
Anzi, si può dire che non dico che è uno dei motori che scatena tutto, ma insomma il tradimento che tutti mettono in atto nei confronti delle persone che in teoria dovrebbero amare, la doppiezza, come hai detto tu, è un tema fondamentale, tanto più che il titolo della serie, Twin Peaks, Picchi Gemelli, già rimanda alla doppiezza, perché esistono veramente questi picchi gemelli, alti 280 metri, sono la seconda, credo, cima più alta di San Francisco, quindi esistono. È un immaginario però legato a delle cose reali. Un po' lì c'è questo. È vero il sogno, l'inconscio collettivo, è vero comunque tutto il discorso dell'abbandonarsi alle immagini, a quello che vediamo, abbandonando la propria razionalità. Però è pure vero che ci sono dei punti di riferimento fisici in quello che lui mostra. Cioè, in Twin Peaks, già dalla sigla iniziale, c'è questa, ci sono gli alberi che sono fondamentali. Infatti, Dale Cooper a un certo punto a Diane dice, parlando al registratore, non ho mai visto così tanti alberi in vita mia all'inizio. Perché in effetti lui viene stupito. Poi tu me lo dirai, più che da quello che deve fare, già da quello che vede. Cioè, gli alberi, sembra una cosa banale, ma non è così. Già lo catapultano in una dimensione estranea a lui. Però in un certo senso familiare, perché poi lui si troverà in famiglia, paradossalmente, a Twin Peaks. Quindi, non so se tu sei Questa è d'accordo la con me comunque. forza. Assolutamente, ma infatti poi lui, vabbè, lui chiederà informazioni relative a come si chiamano questi alberi, a come mai insomma siano le foreste e gli ambienti colmi di tale profumo, ne chiederà riferimenti a quelli che sono gli altri personaggi, in particolare allo sceriffo Harry Truman, interpretato da un personaggio già noto alle soap, ai serial americani di Michael Onkin. Ma effettivamente a me mi incuriosisce molto il fatto che, non mi incuriosisce, mi sprona immediatamente il fatto che tu abbia fatto notare immediatamente questa cosa, che lui si trova in famiglia, perché ragazzi, ovviamente questa sera, sia per forza della tipologia del serial, che noi non possiamo dare per scontato che tutti abbiano visto Twin Peaks, per cui dobbiamo cercare di spronarvi a guardarlo per chi non lo avesse visto. Quindi non possiamo raccontare evidentemente la trama e tantomeno i dettagli relativi al finale di entrambe le serie, uno particolarmente tronco, l'altro sufficientemente tronco. Io sto parlando, quando parlo di due serie, parlo delle prime due serie in una, cioè l'original Twin Peaks anni 90, e poi parlo della versione 2017 che funge come un sequel sostanzialmente allargato anche nei posti, nei luoghi, sia del fisico che della mente. Però effettivamente lui si trova in famiglia e lui riuscirà a entrare, a scoprire tutti quei dualismi che Lynch, senza paura, e Frost metteranno di fronte al pubblico americano, dicendogli: guardate che nella vostra vita, di cittadina, lavoratrice, con tutti i suoi dualismi, con tutti i suoi segreti alla Peyton Place, ognuno di voi ha almeno un altro posto in più, che sia materiale o che sia animico, rispetto a quello che viene mostrato. E lui riesce con una grande, grande naturalezza a inserirsi in questa ragnatela, che poi da Lynch e da Frost è portata a livelli ovviamente di multigenere, in maniera naturale. E Lynch, mi hai fatto venire in mente che Lynch ha proprio, vabbè, probabilmente non è la prima volta che Lynch ha tessuto le lodi del suo feticcio Kyle MacLachlan, tra l'altro attore eccezionale, però ha detto: Kyle aveva proprio questa abitudine lavorare con le cose, di avere curiosità con le piccole cose, con i piccoli comportamenti delle persone, osservare, rielaborare, inserirsi in un ambiente di recitazione molto molto naturale. E io, più che in altri film, l'ho lasciato andare. Quindi ha detto: Kyle MacLachlan praticamente ha interpretato quasi se stesso, inserendo anche una parte
tra virgolette mistica, che è quella relativa al Dalai Lama, insomma le sue facoltà parapsicologiche eccetera, l'ho lasciato andare e ne ho ottenuto secondo me un prototipo di investigatore che prima ancora di essere un investigatore è un membro della comunità. Quindi a me è interessato tantissimo questa cosa che tu hai detto, perché hai detto una delle cose fondamentali. Lui arriva e si sente fondamentalmente in famiglia, in un ambiente che teoricamente è molto aperto, cioè ha una vita estremamente aperta da una parte, che poi è anche il dualismo della nostra Laura Palmer, no? Una persona estremamente aperta, esplosiva al di fuori, ma che sta morendo dentro. E lui si inserisce in questa cittadina in cui tutto sembra avere una grande vita all'esterno, ma con del buio più o meno grande all'interno. E secondo me la sua naturalezza è stata una delle svolte. Poi, ragazzi, una delle svolte, perché in questa serie noi abbiamo degli attori bravissimi, quasi alle loro prime grandi interpretazioni o noti anche solo per quella, così come abbiamo dei grandissimi attori che arrivano anche da esperienze importanti del passato, o attori di esperienza di David Lynch. Quindi hai detto proprio due o tre cose che secondo me sono fondamentali. Ma sì, perché secondo me paradossalmente neanche lui se l'aspettava di trovare una famiglia allargata in un paese, una cittadina che non conosce, dove, come hai detto te, c'è una doppiezza in tutti. Pure secondo me penso di poter dire a livello di sessualità, per esempio, perché sì, i personaggi di Twin Peaks non la vivono molto apertamente, la vivono soprattutto in maniera clandestina, non dicendo comunque a nessuno quello che poi realmente fanno, ma non è solo di quello che fanno, ma le fantasie, ecco, che hanno soprattutto. E a un certo punto però lui fa veramente dei, come hai detto te, ha proprio delle manie, delle ossessioni riguardo alla torta, al caffè. Sì. Quando lui a un certo punto viene servito e gli viene dato un caffè, dice: questo è il caffè più buono che io abbia mai bevuto in vita mia. Cioè, fa anche impazzire in Twin Peaks questo feticismo degli oggetti, ma pure addirittura delle bevande. In questo senso, secondo me hai ragione perfettamente tu quando dici che Kyle MacLachlan forse era così proprio lui prima che il personaggio di Dale Cooper gli fosse cucito addosso da David Lynch. È una persona curiosa intellettualmente, che ha riversato questa sua curiosità intellettuale pure nelle manie di Dale Cooper, no? Il fatto di confessarsi a Diane, il fatto di bere caffè, vero caffè americano, bollente, sì, come piace a lui, il fatto di dire a un certo punto in una scena allo sceriffo Truman: ogni tanto fatti un regalo. Esatto. Ti ricordi? Gli dice, sì, certamente. Sì. Questo regalo non lo devi però volere, ti deve quasi arrivare. Cioè, sì, questo regalo che ti dovresti fare deve quasi nascere dal nulla e tu lo devi solo accettare. Esatto. Secondo me, esatto, lascia che arrivi a te. Sì. Lascia che arrivi a te, perché secondo me questa è un po' una delle chiavi di Twin Peaks o di David Lynch in generale. Credo quando di tu vedi un film di David Lynch lo devi accogliere, non ti devi porre secondo me degli interrogativi morali o comunque di logica. Sì. È più, sì, facile che tu ti possa abbandonare a quello che vedi e cercare di arricchire la tua mente di visioni, per carità, perturbanti, a volte spaventose, perché insomma le visioni di Twin Peaks sono per lo più tremende, sì, sono per lo più visioni comunque del male. Il fatto che Bob si impossessi di Leland Palmer, il fatto che lo spinga a fare cose inenarrabili, per esempio l'omicidio di Maddie, che è questa cugina di Laura che però è identica a Laura, e torna a questo, esatto, discorso della doppiezza, insomma il fatto che queste persone spinte da appunto spiriti maligni, perché il doppelganger poi comunque letteralmente è anche uno spirito fantasmatico ma maligno. Sì. Sì, sì, è esatto. Un doppio, però forse
limite di quello che vorresti, del tuo io trasgressivo, di quello che vorresti fare, ma per le regole sociali non fai. Sì, sì, sì. Penso, no? Ci sono diversi tipi di interpretazione dal punto di vista esoterico, o spiegazioni dal punto di vista esoterico. Forse la più celebre di tutte, vabbè, è quella di Rudolf Steiner, relativa a uno spirito arimanico, insomma, che lo spirito, fra virgolette, diabolico, che controlla quelle che sono le nostre percezioni all'esterno, rispetto allo spirito luciferino, che va a controllare la nostra possibilità di elaborare una spiritualità. Adesso ovviamente non mi allungo, perché non dobbiamo, certo, fare una portata steineriana, perché sennò ovviamente, a parte che vabbè, ci sono persone sicuramente più qualificate, ma il punto è proprio quello: il doppelganger non ha semplicemente la rappresentazione di un doppio, cioè c'è una motivazione, se addirittura poi vedremo che nella seconda stagione, cioè quella che io chiamo la terza, diciamo, ecco, quella nuova, i doppelganger diventano quasi all'ordine del giorno per vari motivi, e questa diventa, secondo me, per la terza stagione di David Lynch in particolare, in Twin Peaks, questa osservazione che tu hai fatto, che lui rimanda in Twin Peaks questo concetto dell'accogliere una dolcezza, accogliere un qualcosa che arriva ogni giorno all'essere umano per fargli fare un passo spirituale, forse in termini di cinematografia di Twin Peaks la terza stagione è quella in cui David Lynch si è veramente lasciato andare ancora di più al fornire una visione dal punto di vista proprio dell'accoglienza assoluta del suo cinema eterico e esoterico, mentre in Twin Peaks la volontà con Mark Frost è stata quella di inserire proprio delle caratteristiche tipiche di quelle che sono la soap opera, mischiata almeno con 4-5 generi diversi. Tra l'altro, io lo dico subito perché poi procediamo oltre, ma laddove noi abbiamo avuto un Sergio Leone con Morricone, laddove abbiamo avuto collaborazione, a parte che vabbè, prima abbiamo parlato anche di Tangerine Dream nel backstage, per cui vabbè, abbiamo avuto per esempio una collaborazione fra Vangelis e Ridley Scott. E non solo, possiamo avere un classico duo del cinema e della musica, che qui è rappresentato dal nostro Angelo Badalamenti, che purtroppo è mancato da poco, che ha sviluppato e che era praticamente lo sviluppo musicale, così si descrivevano l'uno con l'altro, lo sviluppo musicale della capacità immaginifica di David Lynch, cioè pare che David Lynch gli desse degli spunti dal punto di vista visuale e psicoanalitico, e Angelo Badalamenti andasse a sviluppare delle musiche che, ragazzi, se voi togliete le musiche di Twin Peaks a Twin Peaks, ora io amo Twin Peaks alla follia, però insomma perdono sicuramente, Twin Peaks perderebbe in maniera eccezionale di un lavoro fatto veramente a pennello da parte di Angelo Badalamenti, che va a sottolineare tra l'altro esattamente tutti quei momenti un po' più concreti, un pochettino più di mystery, il momento del noir, il momento della totale trascendenza. È veramente stata una collaborazione incredibile, e Dale Cooper arriva con questo omicidio di Laura Palmer e capisce subito, per riunirci a quello che dicevamo prima, che lui non può, ma forse anche contento di non potersi, come dire, impegnare in una normalissima investigazione. Indagine. Esatto. Sì. Capisce di doversi inserire in un ambiente in cui l'immaginativo, che sembra condurlo al 100%, trova terreno fertile in Twin Peaks, assolutamente. Assolutamente sì, perché secondo me a un certo punto lui dice che il mistero è più importante di un verbale. Esatto. Ok, cioè lui a un certo punto dice questa cosa, secondo me è perfetta per quello che dicevi tu. Decifrato il sogno, troviamo la soluzione.
Esatto. È tutto legato. Addirittura in una scena lui spiega da dove vengono i sogni, no? Allo sceriffo. Sì. E gli dice che le immagini dei sogni alla fine le scegliamo noi. Cioè, i sogni sono sogni, ma pure perché abbiamo scelto noi quale immagine dare ai sogni, di che immagini saranno fatti. Quindi a un certo punto, secondo me, il mistero è qualcosa che trascende l'indagine vera e propria. Cioè, lui va lì per capire chi ha ucciso una ragazza, ma poi viene inghiottito dal mistero. Dal mistero che, per carità, prende mille forme, la clandestinità di tutti i personaggi, la loggia nera, che è il luogo dove troverà il suo doppio, insomma, voglio dire, il suo doppio sempre cattivo. I fratelli Mitchum mi vengono in mente, cioè esistono tutta una serie di personaggi che lui potrerà, che lo trascinano sempre di più lontano dalla detection, quella che gli americani chiamano detection, cioè l'investigazione, e lo portano a entrare più in contatto, sembra una frase fatta, però in questo caso secondo me è vera, col suo vero io, capire veramente alla fine chi è lui, seriamente, cioè per la prima volta fare un viaggio veramente serio dentro se stesso, l'oscurità di se stesso poi, sì. Soprattutto, penso, no? Perché a un certo punto lui dice proprio questa frase: il mistero è più importante di un verbale di polizia, sì, di quello che io scoprirò. Non deve scoprire solo chi è stato, deve scoprire altro. Questa è la, sì, una delle, secondo me, delle chiavi, per una delle tante chiavi per leggere. È come se dovesse accogliere effettivamente qualcosa che poi è alla base della costruzione, insomma, di un ambiente che, a parte il fatto che ci viene immediatamente, veniamo aggrediti con un ambiente che sembra un miscuglio di anni, di fine anni 80, ma anche di anni 50, con quelli che sono sia le oggettistiche che con il kitsch voluto, insomma, di certi ambienti, o il comportamento grottesco estremo di altri. Mi viene in mente insomma il fratello del padrone dell'hotel, insomma il padre di Audrey, che Benjamin Horn, che insomma ha un fratello che sembra essere in realtà un esaurito, che lo troveremo vendere tra l'altro marijuana legale nella nuova versione del 2017, ma ci sono tutti i personaggi, effettivamente hanno almeno un doppio che non necessariamente ha a che fare con quella che è la loggia nera, perché fa parte della loro vita evidentemente interpretarlo, e lui ha tanta più ansia di frequentare certi personaggi, tanto più questi personaggi sembrano avere qualcosa di nascosto, di controverso, per potergli insegnare, come giustamente hai detto tu, una porzione della sua stessa anima che lui ancora non conosce. È come un viaggio di iniziazione quasi Twin Peaks per quello che è Dale Cooper, mentre gli altri probabilmente in parte sono già abituati ad avere questo tipo, sì, di situazione, viverla costantemente, perché loro, la Marilyn Monroe, e qui la cito apposta perché, attenzione, Twin Peaks incredibilmente è nato dalla volontà di scrivere un libro biografico su Marilyn Monroe che non uscirà mai, ma Marilyn Monroe, sì, verrà fuori come figura evidentemente paragonabile alla nostra Laura Palmer, che da una parte insomma è reginetta e dall'altra parte si scoprirà essere legata a una quantità di soldi importanti, a forse alla prostituzione, alla droga, ai legami con uomini importanti e pericolosi della cittadina. È un viaggio a tutti gli effetti di iniziazione, che è riuscito praticamente a conquistare i vertici della ABC, sorprendendoli e convincendoli a produrre qualcosa che potesse essere trasmesso durante il giorno,
e che provocò addirittura delle sommosse, ragazzi, cioè provocò dei gruppi di protesta quando venne sospesa per la prima volta, a seguito anche di quella che era la diciamo contaminazione televisiva importante della guerra del Golfo, al di là del fatto che David Lynch decise di non aveva deciso teoricamente di non comunicare. Secondo lui, comunicare chi effettivamente avesse ucciso Laura Palmer sarebbe stato in qualche maniera uccidere Twin Peaks, e nonostante tutto lui continua a sostenere ancora oggi: io sono molto contento del lavoro che ho fatto con Northwest Passage, passaggio a nord-ovest. Ricordate che questo era il titolo originale di Twin Peaks. Twin Peaks non doveva chiamarsi così, ma poi, come giustamente Alessandro ha detto, la dualità, il dualismo che noi rivediamo all'inizio, le due cascate in una, gli uccellini, i tronchi che si tagliano, le immagini di Laura Palmer ripetute, tutta questa serie di cose poi hanno fatto decidere, insomma, per Twin Peaks alla fine. Veramente un viaggio iniziatico, e tant'è vero che Donna Hayward, ti ricordi, dirà è sì, come se fossi immersa in un sogno bellissimo e ovviamente allo stesso tempo in un incubo. C'è chi lo vive realisticamente, c'è chi lo vive in realtà nella praticità. Ma penso anche che, come tutti gli universi complessi, anche Twin Peaks si nutra di... mi viene in mente che, per esempio, un'altra cosa che David Lynch ha curato molto con molta precisione è il cast. Cioè, io so che lui, chiaramente, per dare corpo a questi suoi fantasmi, ok, ecco, quando tu scegli Ray Wise per fare Leland Palmer, a parte il viso, che comunque, io dico banalmente perché è una prima lettura, comunica comunque un senso di minaccia, secondo me, vagamente, perché lui fa il padre di famiglia, il classico padre di famiglia, mi viene da dire americano nel senso doppio. Ecco, cioè, il cinema ci ha abituato per molto tempo a questi padri doppi, io li definirei figure paterne che nascondono altro. Anche degli inconfessabili desideri nei confronti delle figlie. Esatto. E poi il punto è che c'è l'ombra dell'incesto, no? C'è questo legame, come tutti i legami a Twin Peaks, no? James Marshall, cioè adesso poi quando vedi gli attori, no? Tutti i legami sono comunque improntati alla morbosità. Sì. Non c'è niente da fare, cioè nessun legame è puro come l'acqua fresca a Twin Peaks. La doppiezza è anche una doppiezza di tradimento. La prima lettura è che la doppiezza è uguale a tradimento. Sì. Tradimento proprio dei rapporti di coppia. Non esiste una coppia fedele, voglio dire, no. Sembra a Twin Peaks. Tutti hanno comunque un amante. Incredibile, tutti non riescono a farsi bastare una persona sola a livello sentimentale, ma anche da altri punti di vista. Tutti sentono il desiderio per loro di trasgredire, ma comunque di andare oltre la vita che fanno tutti i giorni, perché poi secondo me questo è un punto fondamentale. David Lynch veniva da Velluto Blu, esatto, dove c'era questa immagine iconica dell'orecchio tagliato, buttato su quel prato, mentre placidamente si innaffiava il prato con queste case con lo steccato perfetto. Quello è David Lynch e quello è Twin Peaks. È l'irrompere del macabro, dell'impensabile in una cornice di placidità quotidiana, in un contesto dove queste persone sembrano fare una vita tranquillissima, ognuna ha il suo lavoro, i ragazzi sono adolescenti con le loro storie d'amore, di sesso, quello che è, ma non c'è solo quello, evidentemente c'è la malavita, ci sono
come hai detto tu, legami di prostituzione, di droga, c'è l'opportunismo, la cattiveria, la crudeltà, c'è Jocelyn Packard che ha un passato inenarrabile, cioè, quindi c'è tutta una serie di personaggi oramai mitologici che sono talmente entrati prepotentemente, questo è Richard Boehmer, che tra l'altro veniva dal musical, forse non è un caso. Sì, veniva da West Side Story, sì, sì, esattamente. West Side Story, sì, sì. Che praticamente è il Romeo e il Giulietta del musical, West Side Story. Praticamente, insomma, è scegliere anche personaggi come lui o come Piper Laurie per fare il Non è un caso, perché lui veniva da questa cultura cinematografica, amava questi attori e non potevano omaggiarli mettendoli in ruoli chiave nella serie. Guarda che visi, tra l'altro, che ha scelto. Io sono non d'accordo, di più con te, perché tutti rappresentano quel flusso di coscienza che poi verrà condensato anche in questo personaggio che lui studiava da tempo, questo personaggio della signora Ceppo, interpretato da Katherine Coulson. Adesso andiamo a riprenderla, che è praticamente la rappresentazione di un flusso di coscienza della cittadina intera di Twin Peaks, e che verrà inserita praticamente come piccola introduzione alla prima serie, in cui lei dirà poi chi ha per esempio le versioni speciali di Twin Peaks avrà la possibilità di vedere ogni piccola introduzione che veniva data come sorta di messaggio, di metamessaggio all'interno della puntata che sarebbe stata vista di lì a poco, ma che è un personaggio che in realtà David Lynch aveva già inventato, pensate, dai tempi di Eraserhead, collaborando con la Coulson, e dicendo proprio tu mi rappresenti, cioè quando io metto e tolgo gli occhiali, questo diceva David Lynch, io vedo in te una donna con un tronco in mano e vedo una dimensione diversa della realtà. Lui disse questo e poi a distanza degli anni produsse questo personaggio di cui in realtà sono tutti consci, perché tutti, secondo me, come giustamente hai detto tu, sono consci della vita doppia e del flusso di coscienza che vive dentro di loro e fra di loro, ma lo interpretano con una naturalezza che è disarmante. Cioè Twin Peaks, sì, da questo punto di vista deve essere arrivato in maniera molto morbosa al pubblico americano, io credo, e penso all'inizio, che abbia, sì, colpito in maniera anche piuttosto efficace il pubblico all'estero, perché tutto sommato ci sono delle categorie archetipiche dell'essere umano che sono tranquillamente reinterpretabili anche se l'ambiente è molto diverso. Ma a me colpisce tantissimo... No, vai, 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 Alessandro. No, scusami, no, non ti volevo interrompere, continuo, colpisce tantissimo, scusami. Mi colpisce tantissimo, più che altro perché ti volevo rilanciare la palla su questo, perché tu prima nel backstage mi hai detto, secondo me, qui c'è una vita che cresce, che tra l'altro è un'immagine che a me è carissima questa qua, dalla sottile linea rossa. Qui c'è un altro film, vabbè, epocale. Qui c'è una vita che cresce in tante forme che non hanno consapevolezza di sé, ma sono la stessa cosa. Sì. E Twin Peaks, secondo me, da questo punto di vista, tu hai detto coscienza collettiva, no? Prima, ecco, sì, volevo richiamarti su questa cosa. Secondo me sì, perché appunto questi personaggi non reagiscono mai, addirittura secondo me singolarmente, a quegli episodi, a quelle cose che stanno per avvenire, ma sempre in sincrono. Esatto. La cosa veramente incredibile è che in certe puntate chiavi, come quella del nano con la canzone Into the Night, oppure quella dei Roadhouse, o ancora quella della Loggia Nera, in cui Dale Cooper trova il doppio di sé, si avverte sempre un senso di minaccia, ma che in realtà non è solo un senso di minaccia, è un senso di sentire collettivo, come giustamente hai detto tu. È come se lui avesse voluto creare quella telepatia, diciamolo, tra tutti i protagonisti di questa serie, i quali guardano quasi tutti verso la stessa direzione. Non ci guardano mentre noi li stiamo guardando, ma noi pensiamo
che lo stiamo facendo. È tutto un fatto di vocazione. Esatto. Sembra che guardino, è come se io sto lì e guardano tutti verso di me, anche sì, se sono in parti diverse della città. Esattamente, esattamente. Okay. Questo è esattamente quello. Io sapevo che avresti tirato fuori questa cosa qua, perché la sensazione, questa è la sensazione che io ho quando guardo Twin Peaks. Assolutamente. Sono lì appena di fianco a me, coloro che in quel momento non sono inquadrati, no, certo. E forse lui ha tirato veramente fuori il meglio praticamente di ognuno. Certo, ci sono delle prestazioni che sono magari un po' tanto sopra le righe, altre solo leggermente, certo, di meno, ci sono personaggi maggiori e minori, ma ognuno ha il suo esatto punto nel cerchio, e ci sono personaggi il cui dualismo e la cui appartenenza alla società è talmente tanto potente. A me viene in mente il maggiore Briggs, il padre di Bobby, attore che tra l'altro, ragazzi, ritroveremo anche, per esempio, qualcuno di voi lo ricorderà, vi ho tirato fuori la scena, interpretare il papà di Dana Scully in X-Files. X-Files. Ma X-Files, scusa se ti interrompo, è figlio di... Per forza, no? Per forza, cioè, assolutamente. E in X-Files il papà di Dana Scully morirà e si farà vedere con un doppelganger alla figlia la sera in cui morirà per un infarto dopo essere appena andato via da casa della figlia durante le feste di Natale. Questa scena che io vi faccio vedere è l'immagine che lei vede a casa sua dopo che il padre se n'è già andato. Guardate un po' che rimando che viene ritrovato anche qui sulla questione del doppelganger, ma assolutamente questo tipo di immagine è rimandata un po' da tutti i personaggi. E c'è un personaggio, secondo me, che è particolarmente sensibile a tutto ciò che accade in maniera eccezionale, che è questo personaggio qui. Io non so se tu sei d'accordo con me, Audrey Horne. Io ho sempre visto, poi ognuno chiaramente dà la sua interpretazione o descrizione dei personaggi. Allora, a parte chiaramente un primo livello, diciamo, superficiale, per cui la bellezza dell'attrice in questione, che era veramente folgorante, sì, sì. Cioè, fu innamoramento collettivo. A un certo punto lei fa una cosa che nella serie sembra, non dico poco importante, ma sembra un momento buttato lì a casaccio, perché balla, sì, a un certo, sì, punto. Audrey dice: quanto mi piace questa canzone, il jukebox non è mai un mero elemento, no, esornativo nelle serie e nei film di David Lynch. La musica all'interno di un locale è sempre fondamentale. Lei si mette a ballare, poi lo rifarà a distanza di tanti anni più tardi con qualche ruga in più, perché questo discorso di inconscio collettivo Lynch lo dilata, cioè le persone, gli attori, i personaggi continuano a sentire le stesse cose anche a distanza di anni, non perdono la loro essenza originaria, le loro caratteristiche originarie, anche perché il pubblico nel frattempo si è affezionato, no, a quelle caratteristiche. Audrey è seduttiva, a un certo punto instaura con l'agente Cooper un rapporto di seduzione, perché comunque lo istiga, vuole capire di più su di lui, lo interroga quasi, e per lui costituisce un elemento di insomma un po' di, lo distoglie un po'. Ma lui, scusami, poi ti faccio andare, Alessandro, lui arriva duale, perché non dimentichiamo che Cooper arriva dopo aver avuto una relazione con Wyndham Earl, il serial killer che verrà a far parte dell'ambiente di Twin Peaks, interessato a tutto ciò che di occulto c'è nell'ambiente di Twin Peaks, e non può essere, come dire, esterno a questo dualismo, ecco, e necessariamente viene attratto. Prego, scusami, è che... Sì, scusami, ci mancherebbe pure altro. No, io ho sempre visto Audrey come Lolita. Sì. Cioè, l'ho sempre vista Audrey come una Lolita. Non so se magari Lynch ci aveva proprio in mente Lolita di Kubrick o di Nabokov, comunque. Ma insomma, io l'ho sempre vista come una ragazza molto seduttiva, e tra le altre cose... Audrey, noi l'avevamo già vista, non Audrey l'attrice,
in Cuori Selvaggio, Sherilyn Fenn, quella scena, sì. Sherilyn Fenn, l'avevamo vista, quella scena in cui ha l'incidente e va verso Laura Dern e Nicolas Cage, gli dice dov'è la mia borsetta, perché quella scena, secondo me, ma poi mi pare che l'ha proprio dichiarato David Lynch, è la scena in cui lui ha pensato ad Audrey, okay. Ha concepito il personaggio di Audrey in quell'atmosfera straniante di Cuori Selvaggio, che è un altro film bellissimo che vinse la Palma d'Oro, molto contestata. C'è quell'incidente che è già Twin Peaks, perché è completamente straniante, sì, avviene dal nulla quell'incidente, sembra, nessuno sembra averlo causato, sembra che nasce così, e ci trovano in mezzo Sherilyn Fenn, che, voglio dire, tutta insanguinata va verso di loro e chiede della borsetta come se fosse andata via di testa, come se oramai fosse completamente fuori di cervello. Non è più sé, si guarda quasi da un altro punto di vista in quel momento, no? Un po' riservato, intendo. Quindi il fatto che poi lui abbia descritto, abbia concepito Audrey, il personaggio di Audrey, che in questa sua, questo suo gioco seduttivo quasi infantile, è sfiora il diabolico, perché poi questo è il bello, è i personaggi femminili, secondo me, non so se siete d'accordo, in Twin Peaks sono metà angelici e metà diabolici, questo vabbè è un dualismo che c'è sempre stato, però qui è veramente in maniera marcata, cioè sembrano tutti quanti personaggi femminili quello che effettivamente non sono, sono altro, si viene a sapere, si viene a capire, non sono voglio dire, su Audrey, su Lara Flynn Boyle. Che è un'altra di quei visi che appunto mi stavi sfidando, lui, per quanto riguarda l'accuratezza del cast, hanno fatto veramente un lavoro che da tutti i punti di vista, cioè questo sguardo in particolare è qualcosa di incredibile proprio in relazione a quello che stavi dicendo tu. Però effettivamente io credo che ti rilancio una cosa, perché sono d'accordo con te. Però io, una riflessione che ho fatto guardando Twin Peaks negli anni, mi ha fatto pensare al fatto che lui avesse voluto anche attrarre una sorta di, come dire, di sensazione di fede nei confronti dello sviluppo di una nuova tipologia, di una nuova categoria femminile, di cui le donne che guardavano Twin Peaks potessero essere estremamente fiere, perché esistono due o tre donne o deboli o estremamente dualizzate in maniera cattiva rispetto al guadagno, e poi ci sono una serie di donne giovani che interpretano finalmente in maniera estremamente indipendente il proprio ruolo all'interno di Twin Peaks. Quindi non sono indipendenti dai sentimenti, ma sono estremamente indipendenti rispetto a quelle che sono le scelte della società. Io trovo che ci siano dei grandi personaggi femminili. Secondo me, bravo, infatti questo dualismo io lo intendevo in senso rivoluzionario, assolutamente, esatto. C'hai ragione, non era assolutamente il mio intento moralistico, tutto il contrario. No, lo so. Queste ragazze scelgono di vivere se stesse contro tutti, poi alla fine, anche quando si viene a sapere che certi personaggi sono doppi perché tradiscono le migliori amiche, perché fanno quello che una migliore amica non si aspetterebbe mai che facessero, non mi viene mai di dire perché si è comportata così male, mi viene da dire non è ipocrita. Esatto. Cioè mi viene da dire sfida l'ipocrisia della sua cittadina, della sua comunità, dicendo, mettendo di fronte a uno specchio soprattutto i personaggi maschili, sì, e facendogli vedere la loro pochezza. Cioè, queste ragazze che abbiamo citato, Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, sono tutte donne e personaggi che contravvengono a delle regole, poi alla fine. Hanno una doppia vita perché quella che vivono esteriormente, visibile a tutti, gli sta stretta. Sì.
Questo è il punto, è una costrizione. Sì. E questo secondo me la serie lo mette molto bene in evidenza, non solo nei personaggi femminili, adolescenziali, ma anche nelle donne più mature. Sì. Sono gli uomini a essere molto più standardizzati e molto più legati alla propria tipicità negativa all'interno di Twin Peaks. Le donne sono molto più rivoluzionarie. Sì. Jocelyn Packard è la quintessenza del mistero. Sì, sì. La madre di Laura, Grace Zabriskie, che è un'attrice che David Lynch adora, in una scena che a me mi ha sempre un po' sconvolto, a un certo punto sta in un bar, un tipo la importuna, e c'è questa scena in cui lei si toglie, te la ricorderai, il viso, e dentro c'è un abisso, che è quel buco nero in cui stiamo precipitando tutti. Esattamente, Ma è anche il buco nero di un del suo personaggio. Il suo essere combattuta tra l'amore per la figlia, oppure un po' il disgusto per quello che tanto ha saputo della figlia. Sì. Di quello che ha fatto la figlia. Poi lì è interpretata in una maniera incredibile da un'attrice leggendaria, di cui Lynch si è servito molte volte, perché Grace Zabriskie stava in Land Empire, faceva Perdita Durango in... Fuori Selvaggio, è un'attrice che lui adora, però fa bene, perché ha questi occhi quasi da serpente che esprimono bellezza appena li vedi. Sì, è riuscito quasi a costruire, tra l'altro, anche lì un continuum di tipologie di sguardi all'interno delle singole famiglie o delle singole gruppi di amicizie all'interno di Twin Peaks, in modo tale che anche laddove ci sono delle cadute in termini di attrazione piuttosto che di come dire, della parte maligna dell'essere umano, sono comunque divise per categorie all'interno guarda per esempio l'accoppiata che c'è fra il poliziotto ragazzi, adesso è incredibile che, vabbè, Harry Goetz, il secondo, insomma, della caserma di Twin Peaks, e quella che è la centralinista, che è un amore veramente particolare, in cui entra poi quest'altro personaggio che sembra un personaggio alla Harry Potter, praticamente un mago fallito alla Harry Potter, che va a modificare il loro rapporto d'amore, che poi si scoprirà che lei è incinta. Ma questo è un tipo di ambiente rispetto, per esempio, a quello che è l'ambiente mischiato fra sovrannaturale e fantascientifico nella casa del maggiore Briggs, per esempio, così come quella che è la famiglia di Laura Palmer, piuttosto che di James, eccetera. Ci sono veramente delle tipologie, ci sono delle fasce, delle onde praticamente che si intersecano all'interno di una serie. Ma che è ci veramente... Ci sono anche degli episodi chiaramente fantascientifici, proprio degli episodi che sono perché poi lui ha omaggiato diversi generi all'interno, come hai detto tu, di Twin Peaks. Nell'episodio Dido and the Fireman c'è questa iconografia fantascientifica, praticamente. Sì. Cioè, voglio dire, c'è proprio un intento di Omaggiore mandare all'aria i generi per comporre un affresco tutto mentale. I generi ci sono, ma nella nostra mente devono stare. C'è il giallo, c'è il noir, c'è l'horror, c'è la fantascienza, c'è, come hai detto tu prima, la soap opera, perché comunque ci sono gli intrecci, come hai detto, di coppie che non sono mai però pure lì, coppie di due persone. In un affresco del genere la coppia non può bastare a se stessa, c'è sempre un tradimento, e necessariamente c'è sempre una terza persona che insidia una coppia di due. Questa doppiezza si fa triplice, quadrupla, insomma, si apre a tutte le possibilità. Ecco, e anche secondo me, non credo di offendere nessuno, Twin Peaks, un grande gioco dove si analizzano tutte le possibilità di un rapporto, che sia d'amicizia, d'amore, di morte, di vita,
non è mai un rapporto univoco. Esatto. Si apre sempre a mille possibilità, perché Lynch, come minimo, è il regista delle possibilità. È la possibilità di traslitterare un rapporto dentro l'altro, e ciò avviene tra l'altro in maniera continuativa all'interno di Twin Peaks. Sì, a Matrioske uno ne contiene un altro, o il ribaltamento dello stesso, il tradimento dello stesso. Se Laura ha una migliore amica, questa migliore amica non sarà mai veramente tale fino in fondo, ma vorrà il suo ragazzo, cioè vorrà comunque tradirla perché sente l'impulso a farlo. Pure questo è un altro tema. Questi personaggi non sanno opporsi all'impulso di tradire, fare del male. Sì. Che, vabbè, questo chiaramente non è un tema solo linciano. L'impulso a peccare, a fare del male, è proprio umano. Lui lo ha descritto adattandolo, come hai detto te, a un'atmosfera soap da anni 50. L'ha innestato in una Peyton Place diabolica. Io la definirei Twin Peaks. Sì. Questa cittadina... Pur avendo tutte le caratteristiche, tra l'altro, per rappresentare la tipica cittadina operosa americana, tra l'altro inserita all'interno di una foresta, che teoricamente avrebbe tutte le caratteristiche per potersi presentare come il sogno americano, ma il sogno americano riverso, come hai detto tu, a Matrioska, inserito in una marea di scatole differenti, e che svela agli americani veramente qualcosa di eccezionale, perché poi gli americani, dalla loro da quella che è la loro cronaca, entro certi limiti possono rivedere almeno gli effetti materiali di tutto ciò di cui Lynch gli sta parlando, anche in termini spirituali. Quindi, insomma, certo, è un'aggressione a tutti i livelli, ecco, a questo punto. Ma perché attacca, per esempio, nella sigla già l'operosità dell'America, con questa fabbrica, voglio dire, che dovrebbe significare poi cosa? Lavoro? Rispettabilità? Teoricamente sì, ma rappresenta ben tutt'altro in Twin Peaks, insomma. Rappresenta anche quello, però. Però dietro ci sono degli affari loschi, quindi purtroppo quello che è un simbolo americano per eccellenza, la fabbrica che dovrebbe dare lavoro a tutti, garantire la rispettabilità a una comunità, in realtà nasconde proprio abissi di abiezione o comunque banalmente interessi economici, no? Sì. Guarda con che intenti e con che pennello e colore diverso David Lynch e Cimino utilizzano la fabbrica nel Cacciatore e in Twin Peaks. Tu guarda che tipo di in maniera critica entrambi, ma in maniera estremamente diversa. Oh, Andy, è incredibile, no? Stavo impazzendo perché essendo un fanatico di Twin Peaks, ho detto come mai? Ero come Homer, no? Sai, c'avevo il neurone che diceva non mi fa trovare Andy. È tornato. Tanti, i personaggi sono talmente tanti. Va bene così, ma poi è il bello della diretta, è la prima volta che lo dico da quando faccio trasmissioni. Però è sempre vero, voglio dire. Io penso anche che lui non abbia dato i cognomi a caso. No. Cioè, se tu scegli di chiamare lo sceriffo Truman, io penso che, poi Henry Truman. Ma poi lui qua mi fai rientrare direttamente nel fatto che, ragazzi, ci vorrebbero 7 puntate su Twin Peaks. Chi lo sa, magari ne faremo una parte 2 più avanti, però i nomi e i singoli camei, cioè Twin Peaks fa il cameo del capo di Cooper e si fa chiamare Gordon Cole, che mi sembra che fosse il personaggio di un film di Billy Wilder, se non ricordo male, e anche lì è un recupero eccezionale, ma i nomi evidentemente sono innesta comunque voglio dire riferimenti alla musica, pensa a David Bowie, cioè voglio dire comunque a un certo punto, come si dice a Roma, imbruttisce pure a David Cooper, quindi insomma voglio dire secondo me la cosa veramente incredibile è che è un immaginario libero, ma nello stesso tempo ha i suoi punti di riferimento, che sono gli omaggi, il frullatore della cultura di David Lynch, che
po' riservaggio, lo cito solo per legare le due cose, metteva insieme il Mago di Oz con il musical anni 30-40. C'è pure qui il musical in Pixar. In un certo punto di vista, sì. L'Elan Palmer balla pure, c'ha dei momenti in cui balla e canta, ma prima di tutto perché forse si vuole scordare i sensi di colpa, si vuole scordare tutte le cose turpi che ha fatto, e c'ha questi momenti che sembrano un alleggerimento, ma sono qualcosa di più, sono un omaggio. Sì, sono un omaggio. Anche filosofico, perché c'è qualcuno che ci ha visto e ha chiesto a Lynch una apparizione del concetto del dionisiaco proprio in quello che è questo ballo che è quasi un ballo liberatorio, come giustamente hai detto tu, che è un ballo incredibile, che appare evidentemente, che fa anche lì apparire matto a fronte di una cittadina del genere è veramente ridicolo. Forse il punto più accusatorio e più direttamente lucido lo fa proprio Bobby Briggs nel momento in cui fanno il funerale a Laura, no? Che sostanzialmente dice, tra l'altro ritira in mezzo quel discorso che tu hai detto dell'inconscio collettivo, in realtà siamo tutti colpevoli, tutti voi sapevate, tutti voi sapete che cosa sta succedendo, ma in realtà siete qua a fare quello che state facendo. Ed è veramente, veramente impressionante, hai ragione, cioè il ballo è uno dei punti veramente più incredibili di Elan Palmer. Il ballo, a parte le collaborazioni, come mi insegnavi tu, mi dicevi, con i cantanti feticcio, con gli amici pure, sì, no? Sì. David Bowie mi era venuto in mente da prima, perché gli ha poi dato pure una parte, ma anche nei film, quindi non solo in Memphis. Ma voglio dire, è un discorso, anche il ballo di Audrey, secondo me, quando balla su quella canzone che adora, è quello che gli americani chiamerebbero messa in abisso, cioè rimanda a tante altre donne, ragazze prima di lei, che hanno spinto il pulsante di una canzone e sono diventate seduttive ballando sotto quella canzone. Sì. E hanno tra l'altro collegato una porzione di sé al sé più profondo che apparentemente non riuscivano a interpretare in maniera conscia nel momento in cui sono inserite nella vita materiale. E quello è quello che succede. Lei sostanzialmente cade in una trance che è addirittura più profonda rispetto a quella di Elan Palmer, effettivamente. Insomma, quando parla esatto, della... è un momento in Lynch rivelatorio, ma proprio nel senso letterale della parola. Cioè non è mai un'interruzione ludica il ballo, ballare, sentire la musica, è sempre una rivelazione. In questo, secondo me, lui è molto connesso con la reale natura della musica, che è rivelazione. Eh sì, assolutamente. Dire. Non è l'ascolto, viene dopo. Prima, secondo me, arriva la rivelazione di quello che ti comunica una canzone o, non so, un ballo, una danza, quello che vuoi tu. Ti arriva qualcosa che ti illumina zone interiori. È la comunicazione dell'assoluto, sì. E qua sono tutti antenna, chi più chi meno sono tutti antenna in questo ambiente. Bello, sì. Bellissimo questa antenna. Sì, è vero, sono tutti comunque connessi al momento in cui troveranno modo di capire di più di sé. Sì, perché poi apparentemente, infatti secondo me questa cosa qua dei personaggi preternaturali o più occulti, come il nano stesso nella loggia nera, piuttosto che il gigante che sa quello che deve accadere sostanzialmente all'agente Cooper, sono delle porzioni non così tanto slegate dalla realtà quanto alcuni atteggiamenti puri delle persone che a un certo punto staccano e si collegano a questa unità globale che è Twin Peaks, facendo praticamente dei mostri una porzione di loro, riconoscendoli, forse li hanno davvero creati loro. Ti ricordi la... esattamente quella questione: da dove viene il nostro
Adesso vabbè, lo tiriamo fuori perché anche ora, da dove viene fuori il nostro Frank Silva in Twin Peaks? Sarà probabilmente la rappresentazione di qualcosa che è sceso dal mondo degli spiriti maligni? Potrebbe anche essere la creazione di quella unità d'animo e di intenti duale, fra virgolette negativa, senza intenti moralistici, ma realistica, in Twin Peaks, che si condensa, no? Perché sembrerebbe essere effettivamente la condensazione di quello che loro fanno da generazioni. Cosa ne pensi? Ma io penso che, vedendo il personaggio di Bob, mi viene in mente che la doppiezza viene dalla debolezza di questi personaggi. Cioè, più sono deboli, più c'è la possibilità che si sdoppino. Sì, esatto. Più c'è la possibilità che escano fuori da loro stessi ogni tanto, oppure ballando, come hai detto tu, facendo altre cose, comunque ricamandosi dei momenti rivelatori, ecco. Più sono deboli e più ricercano per combattere questa debolezza, mi viene da dire. Poi, a parte che qui, quella foto che c'era prima, Kyle MacLachlan sembra uscito da un film anni 50 con questa assolutamente acconciatura, sì. Di... Sì, sì. Sembra uno dei Misfits, bravo, tra l'altro. Uno dei Misfits, sembra uno dei, non so, degli Hell's Kitchen. E comunque c'è anche tutta retroscena per cui come è stato scelto Harry Silva, cioè come è stato scelto il personaggio, l'attore. Vai, che insomma noi lo sappiamo, magari anche gli amici sì, ma ripetiamolo che non è mai male. È stato scelto perché girava sul set, a un certo punto un suo riflesso in uno specchio è stato la scintilla per David Lynch per sceglierlo, per incarnare questo demone negativo. Che poi ognuno fatalmente ha caricato di sue interpretazioni, di suoi fantasmi. Cioè, questo Bob è diventato non solo lo spirito che possiede Leland, di cui Laura ha tanto paura, no? Sì, Laura ha terrore di cadere. Perché Leland, tra l'altro, lo riconoscerà e lui dirà: io questa faccia la conosco fin da quando sono bambino, no? Frase, voglio dire. Sì, perché dà l'idea pure di questa ciclicità, di questa storia che non cambia, esatto. Eterna, sì. Di questa eternità di spiriti che erano solo lì in attesa, che tu sbagliassi, tradissi e di nuovo facessi vedere quanto sei debole, di nuovo mostrassi la tua debolezza. Erano lì per nutrirsi di quella debolezza. Questo è eccezionale quello che hai detto, perché mi riporta a un'altra considerazione, che è quella relativa al fatto che tanto le persone si presentano in Twin Peaks già all'inizio lontane dalla sanità mentale, oppure estremamente radicate all'interno di una cultura originale che è già di per sé molto spirituale, tanto meno parteciperanno a questo gioco delle matriosche. La signora Ceppo, che parrebbe essere fuori di testa, piuttosto che, vabbè, Michael Horse, il vice sceriffo, la signora dei ceppi è una medium, esattamente, è un tramite, secondo me, e lo stato fin, come hai detto giustamente tu, da Resered addirittura, già in Nuce era, cioè c'era un percorso, no, per cui era un tramite tra queste singole entità che poi si sarebbero connesse in un pensiero, esatto. Dico unico, ma telepatico, esatto. E l'altra persona che sembra avere una radice spirituale forte, e qui io sono molto contento e molto grato a David Lynch per aver riportato in auge anche la questione relativa a quelle che sono le origini, insomma, di nativo americano, insomma, di ciò che viene narrato che c'è di nativo americano in questi ambienti, che in realtà sono ambienti, quelli in cui è stato girato Twin Peaks, sono ambienti abitati da alcune popolazioni indiane, ovviamente abbastanza importanti, ma al confine praticamente fra quello che è lo stato di Washington e il Canada. Questo è uno dei personaggi, insomma, il vice sceriffo Michael Horse, con
cognome che riporta evidentemente a quelle che sono le sue origini, è probabilmente una delle persone più lucide e meno intaccate da quello che è l'andamento in Twin Peaks. Io credo che David Lynch questa cosa non l'abbia fatta a caso, ecco, in termini di quella che è lo sviluppo della società americana. No, perché sono i veri abitanti dell'America. Esatto. Cioè, il punto è che è lucido perché l'America appartiene a lui, non alle persone che lo circondano, non alle persone che lo che l'hanno tradita, diciamo. Perfetto. Volendo, penso. Avrei potuto io, ragazzi, qua sono ancora più grato ad Alessandro ancora una volta, perché il Teo ci avrebbe messo dentro una disquisizione di 20 righe in maniera estremamente polemica, mentre lui ha detto quello che è il punto: loro sono gli abitanti di questa terra e loro incarnano. Secondo me la loro calma nasce da quello. Esatto. Mi viene in mente che forse non c'entra niente, ma in Killer of the Flower Moon, Scorsese, dà a Lily Gladstone, che è indiana, un personaggio di dolore sordo. È una donna che assiste al massacro dei suoi avi con un senso di rassegnazione disperata. Sì. Ecco il punto. Secondo me anche in Twin Peaks, ma tanto tempo fa, negli anni 90, la questione era sempre quella, che nonostante il dolore provato dalla propria comunità, i singoli membri della comunità nativa americana hanno sviluppato un senso di fatalità. Esatto, e sono quelli che andranno ad aspettare, per quanto ovviamente, ragazzi, questa sera non ci è concesso parlare a lungo della nuova serie di Twin Peaks, perché intanto volevamo fare quella che per ora a me sembra essere stata solo un'introduzione, ma siamo un'ora e 10, per cui fra poco ci dobbiamo salutare, però questo è l'amore, insomma, per Twin Peaks. Però effettivamente lo ritroveremo Michael Horse anche a curarsi di quello che è il possibile futuro di Dale Cooper. Dove è andato a finire? Dov'è? È ancora nella loggia? C'è qualcuno che fuori lo sta sostituendo? Che cosa sta facendo? Cioè, indipendentemente da tutto quello che viene... Anche perché la loggia è il luogo, perché alla fine c'è un luogo nel quale tu puoi identificare lo sdoppiamento tra i tanti di Twin Peaks, e se proprio ne devi scegliere uno è proprio la loggia nera, perché insomma in questo senso c'è una puntata chiave, in questo senso Cooper trova se stesso nel suo doppio, ragazzi, penso, no? Questo è, non poteva trovare se stesso solo basandosi su quello che viveva ogni giorno. No, esatto. Questo esatto. È il punto. Lo trova specchiandosi. Sì. E in questa loggia, tra l'altro, la sensazione di inesistenza di una vera e propria linearità temporale, bravo, che non è un argomento nuovo, insomma, nei film di Lynch, come anche di altri registi che ci piacciono, però la linearità temporale in Twin Peaks sembra veramente annullarsi, e sembra essere già annullata lì per poi richiamare quella che è la serie del 2017, questa cosa qua è veramente, veramente incredibile, ma tutto sommato l'hai descritta molto bene tu, perché non è neanche una questione di errori temporali, è proprio una questione di consapevolezza continua e di coesistenza degli eventi quasi contemporaneamente, praticamente. Sì, questa capacità, l'unica vera connessione, forma di connessione fra gli esseri umani sembra quella dell'attesa dell'inevitabile. Esatto. Sembra, esatto. Cioè, sembra che, soprattutto quando devono succedere cose negative, però, sì, cioè quando sai che accadranno omicidi, come succede in Twin Peaks, violenze sessuali o comunque violenze di un certo tipo, questa cosa connette le persone nel senso di minaccia Che ne deriva.
Questa ramificazione, ragazzi, di Twin Peaks come fosse un albero col suo tronco e poi i suoi rami, diciamo, è stata rappresentata e poi è stata anche lamentata da parte di David Lynch in termini negativi, non della serie, ma del fatto che l'ABC, come abbiamo detto prima, avesse cercato e avesse praticamente obbligato a svelare quello che era il, insomma, chi aveva effettivamente ucciso Laura Palmer, che probabilmente potreste averlo capito quelli che di voi non hanno mai visto Twin Peaks, ma ovviamente non ve lo diremo perché non ha senso, perché se c'è anche uno solo di voi che non ha visto Twin Peaks è il caso che veda questa serie delle serie. Però lui l'ha proprio definito questo, cioè questo mistero sacro di questo tronco che tiene in piedi tutti gli altri rami e che ci fa ancora riportare ancora una volta al fatto che tutti questi personaggi sono singoli frutti, singoli fiori, ecco, di una galassia che ha strettamente i piedi nel terreno di quell'ambiente mistico, noir, thriller, horror, fantascienza, tutto assieme di Twin Peaks, insomma. All'antichità pure l'albero rimanda, no? Esatto. All'eternità, alla ciclicità del dolore, del male, penso. Bene, ragazzi, siamo arrivati a 1:13, quindi siamo costretti a salutarvi. Ovviamente per Twin Peaks esiste poi un sequel film che si chiama Fuoco cammina con me, che non è stato particolarmente amato dalla critica, e ancora una volta qui non è stato amato da un signore che viene, che torna e torna e torna nella nostra trasmissione, che è sempre il signor Quentin Tarantino, che ne ha da dire una per tutti e che disse, insomma, io spero che presto David Lynch torni ai suoi fasti, perché questo film mi ha fatto veramente cacare. Così ha detto Quentin Tarantino, e vabbè, probabilmente questo voler svelare questi ultimi 7 giorni di vita di Laura Palmer per Tarantino era, come dire, troppo, però vabbè, Tarantino è Tarantino, ognuno di noi deve cercare di tirare fuori da Twin Peaks quello che gli interessa. Adesso, ragazzi, abbiamo fatto una, è come se fosse stata una grande, lunga, lunga introduzione, non abbiamo neanche potuto parlare di tutti i dettagli più piccoli, eccetera, però il nostro interesse era quello di parlare di Twin Peaks, secondo me, e ci siamo riusciti dal punto di vista atmosferico, animico, dell'immaginario, dell'immaginario che sta attorno a Twin Peaks. Chissà mai che non possiamo dedicarci un altro spazio più avanti, insomma, a quella che effettivamente ha spezzato le serie televisive prima e dopo, in prima e dopo, assolutamente. Ragazzi, grazie mille per aver votato e scelto Twin Peaks e per essere stati con noi. Giovedì, mi raccomando, c'è una puntata alla Botteguccia dei Sigilli in cui tratterò dell'ambiente delle automummificazioni rituali all'interno del buddismo giapponese e non solo, che è veramente qualcosa di molto, molto particolare. Per questa sera vi salutiamo, io ringrazio ancora una volta Alessandro, perché insomma la tua grazie presenza a te, tutti, e le tue osservazioni sono sempre molto molto preziose. Andate anche a vedere lui. Anche lui. Grazie mille. Andate a vedere tutti i lavori Crack Apart anche su Instagram, seguite il canale Telegram, seguite ovviamente il canale, mettete un like se vi è piaciuto quello che abbiamo avuto da mostrarvi questa sera, più che da dire. Grazie ancora a tutti e ci vediamo settimana prossima con Cinepatia, il cinema che proprio non si può non vedere. Ciao ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.